Good morning. Nadia? What? No, no. Ah, buongiorno, io sono Benvenuti dei Colossi della Musica. Avevo un appuntamento con una ragazza che aveva un altro appuntamento col signor Fantoni. Oh, Mr. Fantoni is speaking on the phone, but come in. Come in, please. Ma c'è la ragazza? Which ragazza? Signorina Nadia Vandel. No, I don't know, but follow me. Sit down. Sit down, please. Mr. Fantoni is there speaking on the phone. You'll have to wait a moment, okay? Ma no, non hai capito niente. Ma sei completamente fuori strada, Giorgè. Ma quale verità? La verità non esiste. La vita è un palcoscenico. Ah sì, è fatto di grandi attori e di comparse. Laura, scusa, ma non mi sembra il tipo che accetta di vivere con una comparsa come te. E tira fuori un po' destro, di fantasia, di personalità. E insomma, datti una smossa, Giorgè. Ma non puoi stare tutte le sere in casa in pantofole davanti alla televisione, capito? E fa qualcosa. Drogati. Eh? No. Ah, senti, Giorgio, a proposito. Per quel computer che faccio? Lo vuoi o non lo vuoi? Guarda che per 2,5 milioni è regalato. Ma quello stava in casa dello Shah. È autentico. Ah no, non è di Napoli. Vabbè, pensaci. Ah, senti, poi ricordati che qui c'è sempre un fratello, eh. Qualunque cosa ti serve. T'abbraccio. Ah, e dammi un bacio a tua moglie. Ma daglielo bene. In bocca. Sì. Ok, ciao. Ciao, 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 ciao. Lei è della SIP? No, dei Colossi della Musica. Fino a martedì prossimo è tutto esaurito. Le va bene mercoledì? Ok, due. Ah, hai visto, Dalla? Dove? Là è uscito da una roulotte, è entrato dentro la tenda. Sì. Davvero? Chi c'è, Dalla? Giura? Sì, sì, era lui, te lo giuro, sì. Qui... vuoi mettere per esempio due donne tipo Rachel Welch o Faye Dunaway? Ma quelle ancora oggi, se le vedi, ti fanno venire cerchi alla testa. Prendi Rachel, per esempio. Prendila. No, no, perché Rachel non è più una bambina. Lo so perché l'ho aperto il passaporto e ho visto quanti anni c'ha. Beh, fa conto che al posto dei seni non c'ha i seni. E che c'ha? Vai. Due borracci. E poi il bello è che non c'hai i capezzoli. C'ha due chiodi. Belli. Rosa. Tosti che c'è, poi attacca un quadro. Un quadro? Ma sì, perché, vedi, gli americani hanno il rispetto del loro corpo. Lo amano. Lo vivono, lo sentono, hai capito? L'America è un paese bello, affascinante. Però è anche un paese strano, pieno di contraddizioni. Tu lo sai, per esempio, che John Wayne era frocio? No! Che notizia! La vita mia sì che è una odissea. Mio Ulisse mi fa una pippa. Mi passi il sale? Sì. A casa eravamo sei fratelli. L'unica femmina morì a 8 mesi. Poverella, che disgrazia. Poi c'era la guerra, la maniera. Mio padre fu ucciso dai tedeschi. È morto così. Tra le braccia. Scusa, passate la cipolla. Fu allora che mia madre, per sfamarci, scese sul marciapiede. Che donna! A me mi cacciarono da scuola perché me ne avevo tutti. C'è sempre stato come un seme di violenza dentro di me. Non ho mai capito il perché. Assaggia un po' come? Sì. Forse perché allora c'avevo il fisico.
Adesso mi vedi così un po'... Ce l'avessi io il fisico suo. No, allora ero bello come il sole. Pure adesso però, solo che non sapevo che fare, che inventare. E così optai per il mare. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi... Ah, insomma, sono stato con le donne, con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. La gente che ho visto morire, a profusione proprio. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più i morti che i vivi. Tornato in Italia volevo riprendere gli studi, ma ormai era troppo tardi. E fu allora che dissi, Manuel, fatti da solo. E così andai a Parigi a fare il cameriere. Lì chi ti incontro? Una donna bella, ricca, importante. Coi... No, personalità. Insomma, ci sposammo. Per un po' fummo anche felici. Solo che lei aveva il vizio di bere. Beveva, beveva, beveva. Lei e quell'altro amico suo lì. Quello Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton! Richard Burton. Facevano a gara chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? Conto. Non è vero niente. T'ho raccontato un sacco di fregnacce. Ma davvero? Sì. Forse qualcosa di vero c'è. Ieri, a quello dell'Enel, gli ho detto che ero froscio. Ma perché? Così. Perché mi annoio. E allora invento, sogno, divago. Ma pure quella del cargo battente bandiera liberiana era inventata. Comunque quella di Burton che vomita sulla moquette, quella si sentiva che era un po' fasulla, eh. Certo che però c'è una bella fantasia a raccontare tutte queste cose. Lo sa lei che mi ricorda molto? Mi ricorda molto un mio amico di Nettuno, un certo Amedeo. Chissà le fregnacce mi ha raccontato pure Amedeo. Comunque sia, la più bella di tutte rimane quella di Raquel Welch con le 2 borracce e 2 chiodi, eh. La porta. C'è Cuticchia Cesare? Chi è Cuticchia? Sto qui. Uè, Marcia! Come sì, sta? Cuticchia, abbiamo mandato di cattura per lei. Sì? Prego. Ah, beh. Vabbè, volete accomodarvi, bere qualcosa intanto? No, grazie, per favore, faccia presto. Vabbè. La valigia. 1, 2. Ma perché Cuticchia? Eh? Perché Cuticchia? Ma come perché Cuticchia? Ma non lo senti? Ma vuoi mettere per esempio Manuel Fantoni? Ma senti come appoggia bene. Manuel Fantoni. Ehi, che anche in un nome c'è il suo destino, eh? E Sergio Benvenuti com'è? Potresti trovarti meglio. Sì, eh? Beh, sì.
Pronti, maresciallo? Vengo via pure io. No, è come... Ah, no, senti, una cortesia. Mi dai una sciacquata ai piatti perché altrimenti ci vanno le formichine e le cose così. Mi chiudi le tapparelle e le chiavi. Per favore. Un secondo solo che finisco. Per favore. Basta che chiudi la porta dietro di te, le chiavi le dai alla portiera, capito? Ah, la segreteria, l'ultimo tasto a sinistra. Ciao. Ci sei mai? Ma perché fai così? Perché ti nascondi, eh? Ho una voglia pazza di vederti, di starti vicina, di toccarti. Mi manchi, le tue labbra mi mancano, anche se ieri mi hanno fatto male, tanto male. Ti aspetto, chiamami. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga. Buongiorno, sono Nadia Vandelli dei Colossi della Musica. C'è un po' di fiatone perché ho fatto le scale di corsa. La prego di scusare veramente il mio ritardo, ma ho avuto un mezzo contrattempo, cioè un mezzo casino con la macchina. Carino qui! Veramente fico! No, davvero, gran bella casa, complimenti! Si vede subito che c'è la mano di un architetto, perché lei è architetto, vero? Sì. Posso sedermi lì? Prego. Ce l'avessi io una casa così. Ma lei ci vive solo? Sì. Ammazza quanta gente che conosce! Ma sono tutti amici suoi. Certo che con tutte queste conoscenze lei fa una vita proprio intensa, molto dinamica. Insomma, una gran bella vita. Ma più che bella, la mia vita è stata un'odissea. Di qua, di là, in giro per il mondo. Un bel giorno me ne andai a Genova, perché avevo optato per il mare. E là mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Burt Lancaster? No! Ah, sì, Burt. Non è possibile! Ma com'è? Che tipo è? Alcolizzato totale, poveraccio. No. L'altra sera mi ha combinato un macello sulla moquette, mi ha vomitato, l'ho dovuto prendere e cacciare via. Purtroppo non c'è niente da fare, certa gente non si deve più invitare a casa. Lei ama la musica? Come? Ah sì, moltissimo, enormemente. La preferisce classica o leggera? Ma dipende, dipende dal periodo, dalla stagione, non so, forse... L'inverno sono più portato verso il classico, verso i vari
Mozart, Beethoven, Shostakovich, Debussy. Lucio Dalla! Ma questo è troppo! È una cosa incredibile, pazzesco! Conosce pure Dalla! Sì, sì, anche lui. Mi scusi un attimo. Ma lei non sa da quanto tempo lo cerco! È divertentissima questa foto, come copertina di un disco sarebbe la fine del mondo, ammazza! A Manuel con stima, amicizia e tanta simpatia. Lucio Dalla. Ma è molto tempo che vi conoscete? Come dice, scusi? No, chiedevo se lo conosce da tanto. Con Lucio è una vita che siamo amici. Lei lo sa di chi è questa maglietta? È di Dalla. Ma non gliel'ho regalata io questa. Ah, no, 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 è la sua questa. Ma allora siete proprio amici, amici, amici? Beh, amici nel senso che lui, poveraccio, non fa altro che chiamarmi e mi dice Sergio, Manuel, andiamo qua, andiamo a cena su, andiamo a cena giù. Soltanto che io è un periodo che c'ho molto da fare e poi questo è un momento proprio che non mi va di vedere nessuno. Sai quei periodi della vita che uno passa? Ma non risponde. Manuel, amore, non sei ancora tornato. Sono sempre io. Ho una voglia pazza di te, del tuo corpo, delle tue mani, del tuo sesso. Ti prego, chiamami. A proposito, è mica passato un mio collega di lavoro, un tale Benvenuti Sergio? Ah, sì, sì, è passato qua. È stato due minuti, poi l'ho mandato via perché avevo una riunione di lavoro. Poraccio, gli ho dato buca. Mi aveva chiesto se l'aiutavo. Mi sa che è un po' imbranato. No, anzi, sembrava un tipo abbastanza sciolto, disinvolto. Pur un bel ragazzo. Strano. Al telefono non gli avrei dato due lire. Sì. Beh, ma che c'entra? Pure io da ragazzo non ero nessuno. Conducevo una vita assurda, squallida. La mia casa era la strada. Ho fatto di tutto. Ho rubato, mi sono drogato, sono andato con le donne. Con gli uomini. Insomma, ho cercato di fare ogni tipo di esperienza, perché secondo me la vita va proprio vissuta proprio in maniera totale, globale. Non so se mi intendi. Inoltre penso che la vita sia fatta di incontri e di addii. E infatti fu proprio un addio a dover decidere il corso della mia vita. Un bel giorno a Bombay ti incontro una ragazza, mezza cinese, mezza giapponese, insomma di quelle parti là, una gran bella ragazza. E da quel giorno non la vidi più. Di lei mi rimase soltanto un kimono. È una storia meravigliosa, è proprio il massimo. Ma il bambino, manco lui ha più rivisto. Non l'ho più rivisto. Ma mi manca. Dio, se mi manca! Beh, si è fatto tardi. Senti, mi togli una curiosità. Sì. Ma di che segno sei? Scorpio. Ci avrei giurato. Beh, io andrei.